GF VIP, la crisi di Alex da Natale S. Stefano volevo andare, sono qui. Alex Belli in crisi al Grande Fratello VIP 6? Lo è stato, ma tutto si è risolto nel giro di poche ore. Signorini ha aperto la puntata di lunedì 6 dicembre annunciando una crisi dell'attore, che ha mantenuto una certa tensione fino al suo momento, a dire il vero. Dopo aver visto altri blocchi venire prima del suo, Alex ha raggiunto il confessionale per parlare con il conduttore di questi suoi dubbi e delle sue preoccupazioni. Alex Belli voleva lasciare il GF VIP, questo è stato anche detto prima che si sviscerasse l'argomento, ma sui social nessuno ci ha creduto. E non solo sui social. Innanzitutto, Alex ha spiegato la sua crisi tra Soleil e Delia. Sono molto confuso, anche se ho una soluzione. Qua viviamo un treno ad alta velocità di emozioni e ne sono stato travolto, perché ho voluto viverle. Mi sono detto di viverle al 100%. Certo, non posso nascondere che sono in difficoltà. Per questo ero in crisi, è bellissimo questo viaggio e questa casa, e la relazione con Soleil. Ma devo tornare con i piedi per terra e vivere la mia vera vita, e salvare la mia vera vita. Quindi Alfonso ha chiesto se la soluzione non sia quella di uscire dalla casa e Alex ha annuito con la testa. Per il conduttore non sarebbe la soluzione più giusta, ma va? Inoltre secondo lui se Belli non lascia il gioco è perché ha qualcosa che lo trattiene dentro. Ovvero Soleil, da qui nasce la confusione di Alex? Lui ha confermato. Vorrei non poter rovinare tutto quello che abbiamo costruito qui e che ho costruito fuori. Nella mancanza di lucidità in cui sono l'unica soluzione che Delia mi porti via di qui. Vorrei svegliarmi da questo sogno e uscire fuori, senza effetti collaterali. Anche se so che non è possibile. Lui non vorrebbe superare una linea oltre la quale starebbero male tutti, Soleil inclusa. Anche se pensa di avere già superato quella soglia. Signorini ha detto all'attore che non ha motivo di preoccuparsi, sì, lo ha detto perché Delia non è ancora andata nella casa a portarlo via. Gli ha pure detto che Delia non si sarebbe esposta pubblicamente, in realtà lei ha lasciato Milano. Io e Delia abbiamo vissuto prove più difficili di questa, ha detto Alex prima di essere raggiunto da Soleil. Signorini ha messo alla prova i due parlando di una clip compromettente che era disposto a non mandare in onda, per non turbarli. In realtà la clip non era così compromettente, il conduttore ha solo voluto metterli alla prova. In tutto ciò, Alex ha spiegato a Soleil la sua crisi. Niente di particolare. Magari siamo ancora in una fase in cui l'irreparabile non è ancora successo, o forse sì. Mi dispiacerebbe farti soffrire o far soffrire tutti e tre. Sono in una situazione di crisi, io stasera volevo andare via. Però sono ancora qui. Un video su Twitter ha ripreso le reazioni in salotto dopo queste parole di Alex, ci sono state risate diffuse. Katia Ricciarelli ha commentato con un ma basta, Manila Nazzaro invece ha detto vabbè ciao guarda. Nessuno ha creduto alla crisi di Alex Belli, o almeno nessuno ha creduto che avrebbe lasciato il gioco. Su Twitter non è mancata l'ironia e in molti hanno notato che la crisi è durata molto poco, da Natale a Santo Stefano insomma. Inoltre appena tornato in salotto ad Alex è rispuntato il sorriso.
Forse c'era davvero qualcosa di compromettente da mostrare e ha ripreso a scherzare scoprendo di averla fatta franca? 2. Giulia Salemi, colpo di scena. Pretelli svela quando sposerà l'influencer. La coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sembra essere più in sintonia che mai. Il loro amore, sbocciato all'interno della casa più spiata d'Italia, sembrano essere tanto solido da portare i due a pianificare il loro futuro insieme. I fan dei prelemi sognano da tempo il momento in cui Pretelli chiederà la mano alla 28enne, che a quanto pare è molto vicino. Ecco cosa è trapelato. Come anticipato dall'esperto di gossip Alessandro Rosica. Il prossimo numero del settimanale chi conterrà un'intervista congiunta ai due personaggi televisivi che fanno coppia dalla fine del 2020. Un passaggio chiave dell'intervista riporta delle parole che faranno sicuramente andare in visibilio i moltissimi fan sfegatati della coppia. Il modello e musicista 31enne, riguardo al tanto chiacchierato e atteso matrimonio con l'influencer, non si è tirato indietro, anzi. Pretelli ha confermato che le nozze sono sicuramente tra i piani suoi e della Salemi. Sono proiettato verso il matrimonio. Penso che il nostro legame crescerà ancora di più con il tempo. Nel 2023 succederà qualcosa di importante. Il 2023 è quindi l'anno che tutti i fan della coppia devono marchiare in rosso. Resta da vedere cosa risponderà Giulia a questa domanda e cosa conterrà il resto dell'intervista. Per ora non è chiaro se Pretelli abbia già fatto la proposta di matrimonio alla Salemi. Se ciò non è successo è molto probabile che presto il feed dell'influencer piacentina si riempia di foto con l'anello di fidanzamento al dito. Ciò che è sicuro è che i due fanno sul serio. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, un momento d'oro. La vita di Giulia e Pier sembra andare a gonfie vele non solo dal punto di vista sentimentale. I due sono attualmente coinvolti in interessanti progetti lavorativi che li stanno facendo diventare molto popolari. La 28enne è al momento al timone di GF Vip Party insieme a Gaia Zorzi. Il contenitore che precede la messa in onda di ogni puntata del GF Vip risulta essere molto seguito. Grazie alla presenza di molti ospiti e alla lettura live di tweet virali che coinvolgono il pubblico. Pierpaolo, invece, dopo l'esperienza a Tale e Quale Show, è al momento impegnato a domenica in Comara Venue. Qui ha recentemente fatto sfoggio delle sue doti canore e di intrattenimento nel gioco a rubrica Il Musichiere, tanto da essere ritenuto addirittura sprecato per questo ruolo da buona parte del pubblico. Il 2023 è quindi l'anno che tutti i fan della coppia devono marchiare in rosso. Resta da vedere cosa risponderà Giulia a questa domanda e cosa conterrà il resto dell'intervista. Per ora non è chiaro se Pretelli abbia già fatto la proposta di matrimonio alla Salemi. Se ciò non è successo è molto probabile che presto il feed dell'influencer piacentina si riempia di foto con l'anello di fidanzamento al dito. Ciò che è sicuro è che i due fanno sul serio. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, un momento d'oro. La vita di Giulia e Pier sembra andare a gonfie vele non solo dal punto di vista sentimentale. I due sono attualmente coinvolti in interessanti progetti lavorativi che li stanno facendo diventare molto popolari. La 28enne è al momento al timone di GF Vip Party insieme a Gaia Zorzi. Il contenitore che precede la messa in onda di ogni puntata del GF Vip risulta essere molto seguito.
grazie alla presenza di molti ospiti e alla lettura live di tweet virali che coinvolgono il pubblico. Pierpaolo, invece, dopo l'esperienza a tale e quale show, è al momento impegnato a Domenica in Comara Venier. Qui ha recentemente fatto sfoggio delle sue doti canore e di intrattenimento nel gioco a rubrica Il Musichiere, tanto da essere ritenuto addirittura sprecato per questo ruolo da buona parte del pubblico.